Occhio alla notizia. In studio Marco Ferri. In questa edizione del telegiornale. Anziano accusa un malore in spiaggia e muore, inutili soccorsi arrivati anche dall'eliambulanza e tentativi di rianimarlo. Cala l'età media dei contagi anche nella nostra regione. Ne abbiamo parlato con il dottor Massimo Agostini, membro della Società Italiana di Igiene e Medicina Preventiva delle Marche. Gli istituti scolastici si stanno attrezzando per la riapertura di settembre. Al liceo Marconi di Pesaro gli studenti tutte le mattine dovranno passare davanti a un termoscanner come si fa in aeroporto. Da oggi inizia ufficialmente la campagna elettorale per le regionali. L'ex sindaco di Pergola Baldelli inaugura la sede e presenta il suo programma. Tra le priorità la battaglia per la difesa degli ospedali. Lunedì prenderanno il via le iniziative culturali organizzate dalla Confraternita della Chiesa del Suffragio di Fano, un viaggio tra storia, cucina e arte. Si chiama Joe T. Vannelli, è un DJ di fama internazionale. Ieri si è esibito in diretta social dal Pincio di Fano per i suoi fans e per promuovere il Carnevale di Fano. Un cordiale saluto dalla redazione di Fano TV, benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale. Tragedia a Senigallia, dove un anziano che stava facendo un bagno al mare è stato stroncato da un infarto. L'uomo, un settantenne di Milano, ha accusato un malore mentre si trovava sul litorale di Marzocca. I soccorsi sono stati immediati, il bagnino di salvataggio ha allertato il 118 e sul posto è intervenuta l'eliambulanza con due medici, uno dei quali si è calato dall'alto con il verricello. Nonostante i vari tentativi di rianimare il paziente, l'uomo non ce l'ha fatta. Il settantenne è morto sotto gli occhi dei familiari. E adesso parliamo di coronavirus. Migliorano le condizioni cliniche del paziente sessantenne di Fano, ricoverato in terapia intensiva dopo aver contratto il Covid. Nei giorni scorsi era stato trattato con il plasma iperimmune, adesso respira autonomamente. Intanto nelle Marche oggi si registrano 17 tamponi positivi, di cui 6 nella provincia di Pesaro e Urbino. Questi casi riguardano rientri dall'estero, ma ci sono anche persone contagiate durante la movida. Di Covid-19, di servizi sanitari e vaccini ne abbiamo parlato con Massimo Agostini, che è membro della Società Italiana di Igiene e Medicina Preventiva delle Marche. Crescono ancora i numeri dei contagi da coronavirus nelle Marche. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 17 nuovi casi su 1.290 tamponi effettuati nel percorso nuove diagnosi. Due sono quelli riscontrati in provincia di Ascoli Piceno, 6 in quella di Pesaro Urbino, 7 in provincia di Macerata, 1 in provincia di Ancona e 1 fuori regione. Questi casi comprendono rientri dall'estero, screening nel percorso sanitario e persone che hanno contratto il virus nei luoghi della movida. I degenti invece calano da 15 a 14, mentre sono in forte aumento le persone in quarantena per contatti con contagiati, più 110 rispetto a ieri, per un totale di 1.715. Di questi, 64 sono operatori sanitari. Rimane ricoverato in terapia intensiva il sessantenne di Fano contagiato dalla figlia, rientrata in Italia da un viaggio in Croazia. L'uomo, che era stato estubato nei giorni scorsi, respira da solo con l'ausilio di una mascherina e pare sia finalmente fuori pericolo di vita. Altro dato rilevante poi è l'età media dei contagi, che anche nelle Marche continua ad abbassarsi. Penso che sia conseguente a un certo rilassamento che c'è stato nel periodo soprattutto estivo e quindi con una maggiore facilità nel partecipare in maniera anche non protetta rispetto a quelle che erano le indicazioni tipo mascherine e quant'altro nell'ambito di quelle che sono tutte le attività estive. Il dottor Agostini, membro della Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica delle Marche, allude sia alle spiagge, sia alle cene e alle feste nelle quali si sono verificati assembramenti. Gli esperti, ci spiega, si aspettavano un calo di contagi nel corso dell'estate, vista anche la possibilità di stare all'aperto, ma l'inosservanza delle norme anti-Covid ha provocato casi positivi e alcuni focolai.
Io tendo a fare un paragone per far capire come un castello, il nostro, che ha le sue difese e dall'altro c'è un nemico che ci attacca. Da un lato noi abbiamo tutta una serie di difese che in alcuni sono molto più spiccate rispetto ad altri. Ecco perché noi dobbiamo anche pensare ai soggetti che sono più deboli, quelli che hanno una minore capacità di difesa. È fondamentale intervenire sul territorio, prosegue Agostini, grazie ai medici di base, all'USCO e al Dipartimento di Prevenzione, che devono essere potenziati con risorse e personale per garantire un'azione immediata. Più tamponi si fanno e maggiore è la possibilità di individuare i soggetti positivi al virus, isolarli ed evitare la diffusione dei contagi. Riusciremo, secondo lei, ad avere un vaccino nel giro di pochi mesi? Questa è la speranza, lo stanno studiando in tanti e sicuramente sarebbe la risoluzione di tutto il problema. Certo che è importante una cosa, e questo la sottolineo perché da ottobre in poi potrebbe creare una grande situazione di confusione e difficoltà legata alla comparsa di alcuni sintomi, di alcune malattie, come sono le sindrome parainfluenzali o più tardi anche la stessa influenza. Per cui la possibilità che c'è di potersi vaccinare per l'influenza già garantirebbe in qualche modo una chiarezza nei confronti dei sintomi che uno tende ad avere. Cioè, se compare febbre, ho fatto la vaccinazione antinfluenzale, probabilmente qualcos'altro rispetto all'influenza stessa. Quindi è importante la vaccinazione antinfluenzale, questo sicuramente. E adesso parliamo invece della riapertura delle scuole. Gli istituti scolastici si stanno attrezzando per trovare gli spazi necessari per ospitare gli studenti, per le varie misure di sicurezza. Tra queste c'è anche un termoscanner che verrà installato prossimamente al liceo Marconi di Pesaro. Questo termoscanner, un po' come avviene negli aeroporti, servirà all'ingresso per misurare la temperatura corporea agli studenti. Una telecamera di infrarossi misurerà la temperatura corporea del flusso quotidiano da 2000 studenti in entrata, avvisando in tempo reale ogni alterazione sopra i 37,5 gradi. È così che il liceo scientifico Guglielmo Marconi di Pesaro intende affrontare l'inizio delle attività didattiche a settembre. Il termoscanner sarà impiantato all'ingresso del liceo in tempo per la prima campanella dell'anno scolastico. Allora, è un termoscanner molto simile a quelli che ci sono negli aeroporti. Riesce a processare circa 30 persone al secondo, quindi fanno queste telecamere fanno delle fotografie all'infrarosso e processano tutti i pixel. Quando un pixel rappresenta un corpo con una temperatura superiore a 37,5 gradi, suona un allarme. A quel punto c'è un collaboratore scolastico che ferma il ragazzo, gli fa una ulteriore verifica della temperatura attraverso un termometro normale, e a quel punto, se effettivamente è febbricitante, sta un attimo in isolamento nella nostra aula adibita e verrà chiamata, se minorenne, la famiglia. Il presidente nazionale dei presidi, Antonello Giannelli, esprime la propria contrarietà all'utilizzo di questi apparecchi elettronici per evitare assembramenti riconducibili alla misurazione, mentre il presidente AMP Marche, nonché preside del Marconi, è sempre più convinto che l'utilizzo di questo strumento servirà a prevenire e controllare il flusso di 1950 studenti dell'istituto da lui diretto, garantendo un valore oggettivo ad uno dei pochi sintomi misurabili. Noi facciamo dei corridoi nel quale gli studenti, a distanziati di un metro uno dall'altro, possono, ed sono molto lunghi questi corridoi, possono attendere, ma più che attendere, camminare lentamente fino ad arrivare davanti alla telecamera. Quindi non c'è un assembramento. I ragazzi arrivano e gli vengono misurate la temperatura. A meno di un mese dalla riapertura delle scuole, le linee guida non sono state rese note. Attualmente c'è un dibattito aperto sulle stesse, su particolari chiave come le mascherine in classe, anche se il ministro Azzolina ha ribadito più volte che le mascherine sono uno strumento di protezione importante nelle scuole e ne distribuirà 11 milioni al giorno in tutti i plessi scolastici. Intanto le scuole iniziano a mobilitarsi per la ripartenza, adottando al massimo tutte le precauzioni possibili.
Altro nodo da risolvere prima dell'inizio è quello che riguarda la riorganizzazione del trasporto scolastico in funzione anti-Covid, garantendo agli studenti di viaggiare in sicurezza senza gravare sulla capienza limitata dei mezzi. Sul tavolo dei dirigenti scolastici al momento sono due le proposte: la possibilità di stop alla didattica un giorno a settimana a turnazione per ogni istituto, oppure l'ipotesi di rientro pomeridiano o prolungamento dell'orario scolastico per evitare da scuola a scuola la didattica a distanza. Lì c'è una forte criticità. La Regione ha deliberato sostanzialmente un obbligo di capienza per i pullman del 60%. Questo vuol dire che almeno il 40% degli studenti non sarà trasportato. Cosa fa questo 40%? O viene con i mezzi propri o se ne sta a casa. Se ne sta a casa è evidente che dovremo trovare delle alternative. La didattica a distanza, quella attuata nel mese di marzo, aprile, maggio, presumo sia la cosa più sensata da fare. Ancora cronaca con la Polizia di Stato che ha denunciato due persone provenienti da fuori provincia, ritenute responsabili di aver commesso una truffa dello specchietto mercoledì scorso a Pesaro. Dopo il picco di segnalazioni ricevute dagli agenti è stata bloccata un'auto sospetta che viaggiava da Fano verso Pesaro. A bordo c'erano i due pregiudicati, trovati in possesso di un sasso di 3 cm per 2, utilizzato per provocare il rumore che simula l'urto tra i veicoli. Infatti la tecnica utilizzata dai malviventi in questi casi consiste proprio nel far credere alle vittime di aver provocato un danno allo specchietto esterno del veicolo condotto dai truffatori, i quali poi propongono di sanare la vicenda con una somma di denaro in contanti, e questo per evitare lo scarico assicurativo con aumento del premio di polizza. Le ignare vittime, convinte di aver provocato però il danno, spesso cedono alla richiesta e quindi consegnano i soldi ai truffatori. Dopo le indagini della polizia, i due malviventi sono stati allontanati dal Comune di Pesaro con divieto di farvi ritorno per i prossimi 3 anni. E adesso torniamo a parlare invece di elezioni regionali, perché oggi era l'ultimo giorno disponibile per depositare le liste in corsa per le elezioni di settembre. Dunque inizia ufficialmente la campagna elettorale e questa sera ci occupiamo del candidato di Fratelli d'Italia Francesco Baldelli, che a Colli al Metauro ha inaugurato la sede e presentato il suo programma, che in particolare verte sulla salvaguardia e la difesa degli ospedali. È tempo di andare, di procedere diritti verso il cambiamento. Così il candidato al Consiglio regionale per Fratelli d'Italia, Francesco Baldelli, che questa mattina ha inaugurato la sede elettorale a Calcinelli di Colli al Metauro. Baldelli, 45 anni, è stato prima consigliere e poi sindaco di Pergola per 2 mandati consecutivi e dal 2017 riveste la carica di vicepresidente nazionale dell'ANCI, l'associazione che riunisce 8.000 sindaci di tutta Italia. Ora torna di nuovo in corsa per proseguire le sue battaglie, come quella della difesa degli ospedali, con un nuovo piano sanitario e l'offerta di servizi efficienti e tempestivi. È giunto il tempo di andare diritti verso la giusta direzione, quella della tutela dei diritti dei cittadini e non dei poteri forti che costruiscono ospedali unici, che hanno distrutto la sanità pubblica del nostro territorio, ad iniziare da Fano, arrivando a Pergola, passando per Urbino, chiudendo gli ospedali di Cagli, Fossombrone e Sasso Corvaro. Noi siamo capaci di condurre solo delle battaglie a difesa dei cittadini, e questo faremo, e ad iniziare dal diritto alla salute e agli ospedali distrutti dalle giunte regionali che si sono succedute sino ad oggi. Baldelli è pronto a combattere per i diritti al lavoro, allo sviluppo, all'agricoltura e alle infrastrutture, settori che per il candidato di Fratelli d'Italia sono stati trascurati dalla giunta regionale uscente e in particolare dal Partito Democratico, che ha mai governato la regione, ha detto Baldelli, e penalizzato la provincia pesarese. I politici di questo territorio hanno completamente abbandonato le infrastrutture della provincia di Pesaro Urbino. Pensiamo alla Fano Grosseto, pensiamo alla Galleria della Guinza, ma ancora più importante, in correlazione all'E78, è il collegamento tra la Quadrilatero e la Fano Grosseto. Perché se non facessimo questo mediante l'intervalliva Fabriano, Sassoferrato, Pergola, Fossombrone, noi vedremo sempre canalizzati gli interessi turistici verso il sud delle Marche, ma anche gli interessi imprenditoriali. Sul tema della sicurezza invece, che cosa si deve fare?
Sul tema della sicurezza abbiamo visto alcune aggressioni anche ultimamente nelle nostre carceri. Dobbiamo ridare dignità alle nostre forze dell'ordine, dobbiamo potenziare gli organici, dobbiamo dargli quegli strumenti per garantire il nostro diritto a vivere tranquilli e pacificamente nelle nostre abitazioni, nelle nostre strade, nei nostri centri storici, nelle nostre città. Presente all'inaugurazione anche il candidato governatore Francesco Acquaroli, che ha focalizzato il suo intervento sulla competenza, la professionalità e l'unione del centrodestra, pronto a lanciare una nuova visione delle Marche con i cittadini e per i cittadini. In questi anni, ha precisato Acquaroli, sono stati privilegiati gli interessi di partito e non quelli dei marchigiani. Dobbiamo far diventare le emergenze e le problematiche della regione la nostra priorità. Finalmente si presentano le liste e da oggi e tutto quello che è stato la discussione e l'organizzazione si trasforma in proposizione, in programma. È un esercito di candidati importante, un gruppo sicuramente dirigente che può dire la sua, che questa volta può garantire un'alternativa, il buon governo per la nostra regione, una nuova speranza che si può accendere. I titolari delle attività economiche produttive che hanno subito danni durante le mareggiate del 12 e 13 novembre scorsi possono presentare la richiesta per ottenere un contributo. Al termine della ricognizione, con una successiva delibera del Consiglio dei Ministri, il commissario delegato della Regione provvederà a riconoscere i contributi ai beneficiari. La domanda deve essere inviata in modalità telematica, l'indirizzo che vedete in sovraimpressione, entro e non oltre martedì 1 settembre. I moduli per fare domanda sono già presenti anche sul sito del Comune di Fano, che rimarrà a disposizione per ulteriori informazioni. E adesso parliamo degli eventi. Lunedì prossimo prenderanno il via le iniziative culturali organizzate dalla Confraternita del Suffragio. La Chiesa del Suffragio si apre nuovamente al pubblico anche in questo anno particolare per l'edizione 2020 dei Segreti del Suffragio, iniziativa organizzata da Carlino Bertini, priore della Confraternita di Fano, in collaborazione con Stefano Bramucci. E abbiamo voluto continuare anche in questo anno difficile per non perdere la tradizione. Abbiamo diminuito le serate, ma la qualità è sempre quella. Abbiamo peccato in quantità, ma la qualità resta. Il programma delle serate, che vanno dal 24 al 31 agosto, a partire dalle 21.15, si costituisce come un itinerario che passa dalla storia all'astrologia, alla cucina, all'arte e coinvolgerà numerosi esperti e relatori. Faremo 8 giorni di attività, 8 serate di attività culturali. Anna Manfredi, che parlerà di astrologia, Rolando Ramoscelli, di San Costanzo, che c'ha un ristorante a San Costanzo, la Trattoria Dialettale, quindi sono piatti del nostro entroterra. Sarà presente anche il dottor Luca Imperatori, grande conoscitore di erbe medicinali, che accompagnerà gli spettatori in un viaggio all'interno della fitoterapia per comprendere come utilizzare particolari tipologie di piante a scopo curativo. A completamento di questa serata, nel mese di settembre, faremo delle uscite per raccogliere le erbe e per conoscere le erbe, naturalmente aperte a chi vuol venire. Il tutto si svolgerà nel rispetto delle norme anticontagio. Nonostante l'ingresso sia libero, infatti, i posti disponibili per partecipare all'iniziativa sono solamente 50. E per questo abbiamo preso tutti i provvedimenti necessari, cioè distanziamento da un posto all'altro, obbligatoria la mascherina, la igienizzazione delle mani, la misurazione della temperatura. Il Pincio di Fano invece ha fatto da cornice alla nuova tappa del tour di Gioti Vannelli, il DJ di fama internazionale che ha approdato in città per promuovere il carnevale. Un
Una serata di ricercata musica house ha invaso il Pincio di Fano, in perfetto stile one man show, poliedrico e geniale dalla console Vannelli ha regalato in diretta Facebook una serata di musica con le sue performance. Il DJ di fama internazionale si è esibito dal carro più celebre del Carnevale di Fano. L'appuntamento in città si aggiunge alle tappe del tour che si sta portando l'artista in 20 siti italiani di particolare valore paesaggistico, storico e artistico, tutti avvolti dal mistero e mai rivelati fino al momento della diretta, rigorosamente in solitaria, senza pubblico, nel rispetto del distanziamento sociale, che fa registrare numeri da capogiro con ben oltre 4 milioni di visualizzazioni. Sempre musica elettronica, ovviamente, sono un DJ da vecchia data, quindi farò un percorso sempre sull'elettronica dance. Le Marche è una regione magnifica, Fano è una cittadina magnifica, sono qua davanti alla prima porta di Augusto, quindi il Carnevale, che è uno dei più antichi, se non erro, insieme a quello di Venezia. Sono molto onorato di poter pubblicizzare questo Carnevale. Il live tour di Vannelli è stato anche un'occasione di promozione del city brand Fano Città del Carnevale, valorizzando l'entità e la storicità dell'evento cittadino che detiene il primato di carnevale più antico d'Italia. Da un'idea di Enrico Terminesi, l'ente carnevalesca in collaborazione con il Comune di Fano e l'associazione Carnival Factory hanno organizzato questo grande evento con questo grande professionista, proprio Giotti Vannelli, penso sia il più grande di che è arrivato a Fano sicuramente negli ultimi anni, quindi noi ne siamo felici, orgogliosi. Già durante il lockdown ci siamo sentiti varie volte per organizzare proprio questo evento di promozione di Fano Città del Carnevale. Rimaniamo a Fano per parlarvi delle iniziative organizzate all'Anfiteatro Rastatt in Sassonia. Questa sera alle 21.30 l'ente carnevalesca e il comune presenteranno il video Fano Città del Carnevale, realizzato da Carnevali d'Italia. Si tratta di un documentario di circa mezz'ora che mostra le bellezze della città e alcuni momenti dell'ultima edizione dell'evento fanese. Per gli eventi invece alla BCC Arena vi ricordiamo che questa sera prosegue la rassegna del Teatro Sotto le Stelle a Tre Ponti di Fano e a salire sul palco dalle 21.30 sarà il gruppo Artacan con Tutti Insieme Appassionatamente o Quasi. Invece domani sarà la volta della compagnia teatrale GAF che porterà in scena uno spettacolo in dialetto fanese. Però fa anche che non durasse la muglia, se no dà un mustaccione che si accorge finché gappa. Ma questo, e nella la parrocchia porti qua tra guai. Noi del GAF eravamo pronti a portare la commedia invernale a Cianfrusaglia quando è arrivato sto Covid col periodo del lockdown e siamo stati costretti a metterla in naftalina con la speranza di poterla fare il prossimo anno. Se non che a fine maggio Gino Bartolucci ha chiesto a Lucio se era in grado di scrivere una commedia sul Covid e qui bisogna dare merito ai cugini Signoretti di aver scritto una commedia nel giro di un mese, a noi attori di averla imparata in un mese. E la cosa che ci ha costato di più è lasciare in panchina mezza squadra, quelli più seri, gli attori del GAF, anche gli attori seri del GAF non ci sono. E una volta formato questo gruppo ristretto per stare sul palco con le normative anti-Covid, il compito di noi giullari del dialetto era quello di trattare questa tematica seria in modo da poter far sorridere, anzi oserei dire ridere la gente, e il modo per farlo era quello di esasperare le paure, le tensioni, i riti scaramantici, le fobie che ognuno di noi ha vissuto durante questo periodo di stare segregati in casa del lockdown. E quindi vi aspettiamo, anzi ringraziamo la Proloco per averci dato l'opportunità di replicare domani all'Anfiteatro Rastatt. Vi aspettiamo alle 21.15 con Se non la faremo, la farà Romolo. Quindi i biglietti sono disponibili su Live Ticket oppure
nell'edicola davanti alla farmacia Vannucci o lì in loco dalle 8:30 in poi. Assicuro che ci sarà da morire da ridere anche sulle mascherine. E con questo appuntamento chiudiamo qui il nostro telegiornale. Grazie per aver seguito Occhio alla Notizia. Vi ricordo che dopo le previsioni del tempo e la pubblicità trasmetteremo l'intervista integrale al dottor Massimo Agostini e parleremo dunque di Covid-19. L'informazione sul canale 17 torna invece in diretta domani mattina alle 7 con Occhio ai Giornali, la rassegna stampa. Arrivederci.